Del tuo progetto e di come sei arrivato qui. Certo, intanto mi fa molto piacere ricevere questo premio. Allora, il mio progetto, io gestisco un fondo di investimento che si chiama Eterna Capital. Quello che facciamo, investiamo in progetti che usano la tecnologia blockchain nella fase iniziale, quindi investiamo sia in equity che in digital assets. Siamo basati a Londra. Io ho studiato qui in Italia inizialmente a Pisa, all'Università di Pisa, la scuola superiore Sant'Anna. Economia, micro, macroeconomia. Poi sono andato a Londra dove ho fatto un master in finanza, ho fatto una prima esperienza imprenditoriale a Londra e circa 2 anni fa poi ho lanciato questo fondo che si chiama appunto Eterna Capital. Come ti senti essere uno degli eredi di Leonardo da Vinci questa sera? Allora, questo è un parolone, vedremo. No, chiaramente Leonardo da Vinci, insomma, mi fa anche... cioè non lo voglio neanche scomodare, nel senso, in termini di nominarlo. Mi fa piacere che il premio sia associato con una figura di così grande rilievo. Ultima cosa, visto che ti sei trasferito a Londra poi, cosa speri per l'Italia del futuro e per i nuovi e giovani innovatori? Intanto spero che l'Italia si posizioni in una maniera, diciamo, molto attiva nei confronti dell'innovazione. Ad esempio tecnologie come la tecnologia blockchain hanno un grande impatto per quanto riguarda proprio il rendere i progetti esistenti molto più efficienti anche dal punto di vista di Stato. Quindi io spero che intanto ci sia un apparato normativo che riesce a supportarle, poi ci siano anche le opportunità anche dal punto di vista di investimenti che poi supportino progetti a rimanere qui e non andare altrove per aver successo.